Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento politica e amministrativa dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, come sempre affrontiamo temi di attualità, temi anche di politica insomma allargata che va oltre i confini regionali. Oggi lo facciamo eh, con Raffaele Nevi di Forza Italia, capogruppo Buonasera. di Forza Italia, presidente del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza. Eh, sull'amministrazione regionale. Saluto anche Silvano Rometti che è presidente invece della Commissione Statuto e del gruppo Socialisti e Riformisti. Partiamo dal tema di massima attualità, quello dibattuto anche nell'ultima eh, sessione dell'Assemblea legislativa, questa eh, previsione di una nuova figura amministrativa del direttore generale della Giunta. Partiamo da Rometti. Ma è un argomento che naturalmente per le vicende che abbiamo avuto alle spalle negli ultimi mesi si è prestato alle polemiche che sono state poi dette in Consiglio regionale, dall'opposizione, sui giornali naturalmente è stata vista, è stata letta come una sorta di operazione tutta interna alla maggioranza per la verità al Partito Democratico per le questioni che ripartono dall'emissione dell'assessore Assessore Barberini Però, cioè, io credo che noi dobbiamo guardare un po' anche al merito, a quello che oggi si trovano ad affrontare le istituzioni, una regione piccola come la nostra che ha portato avanti in questi anni un'opera di razionalizzazione che ha guardato un po' a 360 gradi le controllate, le società, le aziende e quant'altro. C'è la, la, la nuova normativa del ministro Madia che peraltro... Sulle amministrazioni pubbliche prevede appunto che si vada verso una ulteriore razionalizzazione, quindi prevedere in una regione come l'Umbria un unico vertice, un direttore generale, progressivamente questo dovrà significare, io l'ho detto anche in consiglio regionale, andare verso due livelli di dirigenza, il direttore generale e poi i dirigenti. Se lo depuriamo da tutta la discussione che c'è intorno, io credo che sia un'operazione buona perché. Lo fanno regioni molto più grandi dell'Umbria, molto più grandi dell'Umbria. Noi siamo una regione piccola, lo diciamo molto spesso. Quindi semplificare il vertice dell'amministrazione secondo me significa anche sburocratizzare, far funzionare meglio, eliminare anche i problemi di coordinamento che molto spesso ci sono nella dirigenza. E quindi credo che da questo punto di vista io con questa diciamo, connotazione ho sostenuto e ho votato questo provvedimento. Quindi come azione propedeutica diciamo, a una modifica, un ulteriore no, della... snellimento. Eh, della dirigenza regionale. Nevi, lei è stato uno dei consiglieri più duri. Che non in... si poteva fare immediatamente come, scusa, eh, che non si poteva a mio avviso fare immediatamente come magari hanno proposto, ha proposto anche il consigliere Nevi con gli emendamenti, perché lui ha proposto questo. Però dobbiamo anche tener conto quella che è l'attuale assetto della dirigenza okay. e non è che si poteva come dire, cancellare, ho detto, con, un, con una gomma e, e far finta che non abbiamo comunque un assetto di un certo tipo. Nevi, lei è stato durissimo nei suoi interventi su questa scelta, su questo disegno di legge della giunta regionale. Ma, sì, per, sia sul metodo che sul merito. Sul metodo, perché è la prima volta nella storia della regione. E... Francamente l'Umbria non meritava tutto questo, specialmente in un momento così, che si fa una legge e si istituisce una figura per risolvere problemi interni al partito di maggioranza, cioè al PD, come ha giustamente detto eh, Rometti. Eh, quella vicenda ha ormai eh, diciamo, segnato tutta la legislatura eh, e quindi istituire un posto da direttore generale per consentire eh, a, a Barberini di togliere Orlandi che non è gradito alla sua corrente politica dalla direzione generale della sanità e eh, metterci un altro è una cosa francamente che eh, fa venire i brividi perché come ho detto anche eh, in aula ehm, insomma è una un'evoluzione del Cencelli applicato ai tecnici che è una roba diciamo che nella prima repubblica nella tanto vituperata e schifata prima repubblica non si era mai visto insomma, ecco, quindi invece qui ci siamo riusciti, quindi il metodo e poi una riorganizzazione che viene fuori non all'inizio della legislatura come si fanno tutte le riorganizzazioni eh, per consentire un assetto nuovo e poi partire, no, si fa in mezzo alla legislatura, significa bloccare la regione quando si parla di riassetti di questo tipo si blocca tutto perché bisogna riorganizzare uffici, competenze, mansioni, posizioni organizzative, quindi veramente un disastro sotto, tutto, sotto il punto di vista del metodo, ma è un disastro anche dal punto di vista del merito perché istituire la figura del direttore generale sulla quale noi tra l'altro non siamo nemmeno contrari, ma in presenza dei direttori, eh, diciamo così, di settore eh, e dei dirigenti e delle posizioni organizzative significa, come ha detto il sindacato dei dirigenti della, 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 della regione, eh, allungare ancora la catena di comando, interporre una figura che certamente rallenta, burocratizza ancora di più i processi e eh, 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 è il contrario della semplificazione dello snellimento che è eh, il cardine. Eh, sulla carta, chiaramente, eh, del programma eh, della Marini presentato in Consiglio regionale all'inizio della legislatura. Quindi veramente un disastro. Eh, Rometti è stato l'unico che l'ha un po' ammesso, diciamo, questo, eh, questo disastro, e ha detto pure che la nostra proposta di almeno eliminare i direttori settoriali era una cosa giusta, peccato che non è passata, Rometti gli eh, ha toccato, però, Rometti dice, Rometti è gli ha toccato votarlo a quello, perché chiaramente, no? eh, chiaramente eh, eh, purtroppo eh, il PD ha imposto la linea e eh, no. si va avanti perché se no il PD viene giù, salvo poi no. diciamo, l'applicazione reale della legge avverrà fra un anno perché non c'è nemmeno la copertura finanziaria per farla subito. Rometti, eh, in 15 secondi perché poi cambiamo argomento. No, no, ma poi insomma le, eh, ognuno, raggio, ognuno ragiona con la, propria, con la propria testa. Io credo che eh, questo percorso non può essere che graduale, non si poteva fare immediatamente perché i capi settore esistono, hanno dei contratti, bisognerebbe azzerarli. Allora, noi dobbiamo avviare un percorso in cui si arriva a due livelli di dirigenza, ma non poteva essere fatto immediatamente perché ci sono, no, ci sono, di... no, ci sono diritti. Era sì, ma lui era, era, era d'accordo a, è... a zerare tutto, sì, sì, no, sì. cosa no, che non no, credo sia no, neanche possibile. Ma non è vero, non è assolutamente vero. Io ero d'accordo invece a quello che dici tu, cioè gradualmente. Certo, che non si possono cacciare i direttori, a parte, si potrebbe pure in astratto, però insomma, io avevo eh, infatti introdotto attraverso i miei emendamenti un percorso graduale e cioè il direttore generale lo facciamo intervenire nel momento in cui finiscono i direttori settoriali. Invece no, nella legge c'è scritto che la catena di comando sarà composta dal direttore generale, dai direttori di settore, dai dirigenti e dalle posizioni organizzative. L'assessore Bartolini, Bartolini a termine del dibattito sì, ha, ripreso, ha ripreso quello che, che, che ho detto anche io e che quindi Come allora, eh, poi siamo... bisognerà comunque controllare che queste cose si Stiamo registrando questa trasmissione il 31 di ottobre, a poche ore dal primo anniversario del sisma che ha colpito l'Umbria, in particolar modo la Valnerina, proprio un anno fa. Ieri c'è stata questa ricorrenza con diciamo, alcune celebrazioni di questo anniversario proprio a Norcia e nelle altre zone colpite dal, dal sisma del 2016. Allora, ieri Rometti era lì, anche Nevi era. Ieri non sono potuto andare, però insomma... Allora, cioè, sentiamo, sentiamo un attimo spesso, Rometti, partiamo purtroppo. da Rometti. Allora, a un anno eh, cosa si può criticare di più, cosa è andato bene, qual è il suo giudizio? So, innanzitutto si può dire che l'Umbria, rispetto alle altre quattro regioni dell'Italia centrale, è quella messa meglio. È quella messa meglio, quella che ha i numeri più favorevoli rispetto a... Alle casette, rispetto all'uscita dall'emergenza, dall rispetto anche a, ad avviare una fase, diciamo, concreta in cui si va a guardia la ricostruzione. Detto questo i problemi esistono anche ieri insomma non c'era il popolo non c'era nella piazza di norcia c'erano molti addetti ai lavori però la gente evidentemente dopo un anno di terremoto comunque in uno stato di sofferenza per cui è portata a valutare negativamente anche le cose buone che si fanno io torno su una critica che fece all'inizio devo dire che ieri l'ha ripresa anche il sindaco di spoleto visto secondo, e speravo che con la partenza di Irani si potesse realizzare questa cosa l'umbria Siccome mi sembra che tutti toccano il tasto della burocratizzazione, tutti, la burocratizzazione è figlia di un'eccessiva centralizzazione di questo terremoto. Noi parliamo di modello del 97, il modello 97 era un modello dove i presidenti delle regioni erano commissari della ricostruzione. Quindi ogni regione, allora una regione come la nostra, che ha un terremoto circoscritto, non ha nessun interesse e ha solo problemi a stare dentro un meccanismo così ampio, ad esempio con le Marche che hanno 87 comuni terremotati, quindi le scelte che hanno una dimensione centrale per una realtà come la nostra ci stanno penalizzando. Bisognava tornare a dopo la fase dell'emergenza bisognava tornare a una diciamo organizzazione per cui ogni regione la ricostruzione se la gestiva più, per, conto, sì, proprio, 1097, certo, per conto proprio, legandola alle singole specificità, ai problemi che ognuno ha, alle caratteristiche del proprio territorio, alle caratteristiche anche delle proprie norme da un punto di vista urbanistico, edilizio, Vabbè. perché poi la ricostruzione incide chiaramente sulle questioni legate al governo del territorio. Quindi su questo credo che qualcosa bisognerà fare perché questo tema della burocratizzazione insomma, torna di moda ogni volta che si parla di terremoto. È d'accordo, Nevi? Diciamo, eh, si racconta questa cosa del, de che l'Umbria sta più avanti, eccetera, che è indubbiamente vera, ma sta più avanti semplicemente perché le dimensioni del fenomeno sono state ridotte rispetto alle altre regioni, ma sta molto indietro rispetto alle promesse fatte dalla Marini. E dai Rani e dal governo Renzi all'epoca di sistemare tutti in 6-7 mesi. Queste erano le promesse. Oggi non sono tutti sistemati. Anzi, le casette ce ne sono montate circa la metà. Quindi cose gravissime, insomma, eh, che rendono la popolazione diciamo, molto, molto distante dalle celebrazioni. Io ieri non sono potuto andare per altri motivi perché ho un impegno già preso in un'altra zona dell'Umbria, ma Devo dire che c'è poco da festeggiare, ecco eh, perché è da celebrare. La, la situazione è veramente eh, un disastro. Insomma, la ricostruzione nemmeno è iniziata. La giunta regionale non ancora non ha sottoposto al consiglio regionale il famoso disegno di legge eh, che deve vedere la luce anche per eh, diciamo, iniziare la fase della ricostruzione. Quindi, un disastro colossale. Che se fosse stato al governo il centrodestra, diciamo, forse sarebbe stata la rivoluzione Forse sarebbero state 5 milioni di persone in piazza, però siccome governa il centrosinistra, tutto tace, tutto sommato si va avanti. Sono riusciti a fare. Un far passare diciamo che all'Aquila non erano state fatte le cose bene quando in 100 giorni insomma, stavano sistemate 50.000 persone Insomma, ecco, quindi eh, il, il tema c'è tutto la verità è che questo paese è stato distrutto dal centro-sinistra che ha voluto distruggere il sistema della protezione civile nazionale che Berlusconi con Bertolaso e con tutta quella esperienza là avevano faticosamente costruito non si può gestire un un'emergenza, con eh, il giustizialismo, insomma, no? pensando che sono tutti ladri, che gli italiani e eh, gli imprenditori che lavorano sulla ricostruzione sono tutti ladri. Bisogna ah, controllare sì, ma non si può. Andare a gestire una emergenza come se fossero procedure di normale esecuzione di opere pubbliche. Quindi lei si riferisce agli eh, cioè appalti e all'ancadro? Quindi, sì, insomma. adesso il politicamente corretto del centrosinistra dice è la burocrazia, ma la burocrazia diciamo, da chi dipende? La burocrazia dipende da leggi che hanno fatto i governi di centrosinistra, che sono venuti dopo. Quello Berlusconi che hanno distrutto tutto ciò che funzionava in questo settore. E quindi non a caso, noi alle prossime elezioni uno dei punti del programma sarà ricostruire quelle, quella, quella protezione civile lì, cioè con poteri reali affidati a una persona. Poi, se l'interlocutore di questa persona è il presidente della regione, i sindaci, eccetera, questo è un fatto importante, ma che si vedrà. Ma qui non comanda nessuno. Cioè, qui sono 100 persone che dicono tutti da loro, c'è stata una iperburocratizzazione, poi abbiamo messo cantone soprattutto che, che, che impedisce di fare qualsiasi cosa di buonsenso e le macerie stanno ancora lì. Okay, cioè, questa, eh, cioè, allora, questa è la disamina è di, di, la di Nevi. Che lui dice, nevi la butta, è, è vero, c'è <coughs> la burocrazia, no, però chi crea la burocrazia eh, dice eh, ne, ecco no, la, è vero quello che Nevi la butta in politica, centro-sinistra, centro-destra e poi le leggi che le hanno, le hanno fatte tutti in questi anni perché i governi si sono alternati è evidente, ieri sera c'era un servizio proprio che parlava anche del terremoto dell'Aquila evidente che il terremoto dell'Aquila è stato affrontato dove una persona, il capo della protezione civile, decideva è chiaro che in quel modo la rapidità è... Ora, questo meccanismo... Lei meccan... preferisce quella struttura no. o questa? No. Io preferisco quella struttura con, me... con meccanismi di controllo che naturalmente evitino qualche... No, situazione, qualche, qualche problema che c'è stato dal punto di vista della legalità, ma però l'emergenza deve essere affrontata come un'emergenza. Mi ricordo nel 97, io facevo l'assessore al Comune di Perugia e, e si sceglievano cinque ditte, si faceva una gara limitata, molto spesso ditte locali, così si alimentava anche le, un po' l'economia locale, è una gara a tutto campo. A, cioè, diventano procedure che hanno i loro tempi, hanno le loro lungaggini e poi questo si sconta con, con le risposte che vengono date ai cittadini. Quindi anche lei insomma qualche appuntino a chi ha gestito, Io, chi secondo ha secondo me non diciamo, possiamo fare la lotta alla mafia con il terremoto, Io non, non possiamo perché, perché bisogna garantire la legalità ma non eccedere in tutta una serie di, 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 di questioni che soddisfano più l'immagine... L'immagine su... riempono no, che un po' gli orecchi di chi sta fuori dal problema dall e dall'emergenza piuttosto chi vive tutti i giorni il fatto di stare fuori da casa. Cambiamo argomento ancora, abbiamo poco più di dieci minuti, sono argomenti questi che bisognerebbe affrontare con più tempo e ci sarebbero altre domande, magari le lasciamo per la prossima volta. Parliamo di un altro argomento che Rometti conosce bene perché poi l'ha gestito eh, direttamente da assessore regionale nella. Eh, precedente legislatura che è quello che, che continua a riempire le prime pagine dei quotidiani regionali e riguarda i trasporti. Da una parte l'ex FCU, dall'altra l'aeroporto, insomma, si sta lavorando per, eh, sulle infrastrutture regionali con eh, qualche polemica di troppo, polemica di poco o comunque poco. la realtà è quella che viene Rispetto illustrata. Facciamo iniziare <ride> dai, così no. poi Rispetto alla situazione, dai, siamo diciamo stati. Rispetto alla situazione in cui versano i trasporti della regione, anche qui eh, ci sarebbe da, da, da fare veramente, come si diceva una volta, le barricate. Il problema è che questa, eh, anche questo settore, come purtroppo quello dei rifiuti, come purtroppo altre eh, questioni importanti, la sanità, eccetera, eccetera. E scontano, che cosa? scontano un difetto nella gestione eh, politica de della questione. Cioè, L'altro giorno parlavamo, abbiamo parlato a lungo dell'aeroporto, e sono venuti eccetera. Cioè, tutti questi, la Sase, eccetera, eccetera, fanno al meglio quello che possono. Diciamo. Ma quello che manca è che ci sia una presidente della regione forte, autorevole, credibile, che interloquisca con gli attori principali del eh, trasporto aereo italiano e internazionale, eh, che vada insomma, in giro invece che eh, fare le mediazioni su come deve venire fuori il Lodo Orlandi, che serve a garantire il bilancino del, dentro la sezione X Y del PD, che vada insomma, a eh, prendere contatti eh, forti con, con chi lo può sviluppare questo aeroporto. Eh, loro, devo dire che la società ha fatto bene, perché è un aeroporto in equilibrio e di questi tempi, diciamo, sarà che la gestisce il presidente è un imprenditore, quindi ci siamo salvati non c'è un politicante, diciamo eh, come ci sono stati per esempio purtroppo a Umbria mobilità, perché bisogna cominciare a dire le cose come stanno, insomma, no, lì siamo stati più fortunati, ci sono state persone per bene, l'hanno gestito bene però, diciamo, l'aeroporto non decolla, abbiamo detto in Commissione, la Regione ci investe non grandi risorse, però investe un milione di euro. C'è il problema delle Camere di Commercio che probabilmente adesso non ci riusciranno a mettere l'altro milione di euro. Grazie alla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia che ci mette un altro milione di euro, l'aeroporto è in equilibrio, ma i passeggeri stanno sempre a 250 mila, che è troppo poco onestamente, no? anche per, perché quell'investimento quell deve servire a portare in Umbria turisti. Abbiamo diciamo, un'evoluzione del, del, dello scenario medio-lungo periodo sul turismo, per esempio derivante da, dai paesi emergenti, la Cina è che fa spavento. Allora bisogna muoversi. Il problema è che abbiamo una regione che non conta niente a livello nazionale, non è autorevole, non è credibile, non interloquisce con chi veramente ha in mano il trasporto aereo in Italia e in Europa e non riesce chiaramente a, a trovare una soluzione. Quindi, che cosa si inventa la SAS? Fanno un avviso pubblico, gli arriva questi qua di fly volare e poi va, va a finire come è andato a finire. Purtroppo no, non funziona. Allora, poi parliamo anche dell'ex FCU. Rometti, cosa. Qualcuno dice, mi Rometti, pensi come stiamo messi. Insomma, eh. Si ricorda quando lo chiamava l'assessore Prometti? Prometti, esatto, esatto, eh, Manso, eh, cioè, eh. <ride> erano gli sfottò politici chiaramente all'interno all della Qualcuno tutto. se io lo rimpiange, pensi come stiamo messi. messi di aver mantenuto diverso. Ha sentito che ha detto Nelly, qualcuno la rimpiange. Sì, sì. Eh. Ma questo è un argomento che meriterebbe una trasmissione ad hoc. Io penso che se guardiamo un po' gli anni che abbiamo alle spalle, 6-7 anni. Dire che l'Umbria non ha fatto passi avanti è una totale falsità. Abbiamo completato di fatto le trasversali che stavano riferme da anni. L'aeroporto che era una cosa veramente: è un bellissimo aeroporto con bel collegamento dalla quattro Corsie. Certamente, certamente diciamo. Eh, Alcune cose ancora bisogna fare, soprattutto sul settore ferroviario, dove siamo veramente arretrati. Il problema infrastrutturale dell'Umbria, dal punto di vista delle infrastrutture, sono le ferrovie. L'aeroporto va sviluppato. E si deve sviluppare con una società che non è tutta una cosa nostra, autarchica, artigiana, dove ci sono Camere Commercio, Regio, sempre noi. La società è in pareggio, ma i cittadini pagano, perché milione e milione e milione qualcuno lo paga. Quindi. Non va bene, bisogna, come, come io ho detto più volte, bisogna come dire, tirare dentro la società un partner di livello nazionale e provare a svilupparlo. Perché anche qui l'autorevolezza della regione, noi abbiamo inserito questo aeroporto, io lo segui personalmente, negli aeroporti di interesse nazionale con 200.000 passeggeri. Cioè è una cosa, me lo chiesero quando si fece la trattativa, dice ma Assessore, quindi, non è facile. Ecco, quindi l'autorevolezza, questa battaglia è stata vinta, è un aeroporto di interesse nazionale. Una, eh, nel 2014? No, nel 2014. Ha una concessione ventennale, ci sono tutte le condizioni, va sviluppato, purtroppo su questo c'è tanto lavoro da fare, sono d'accordo che alcune cose vanno, vanno realizzate. Quindi io il problema infrastrutturale dell'Umbria lo vedo soprattutto sul settore ferroviario. Noi abbiamo altrimenti, per quel che riguarda le infrastrutture stradali, una rete di quattro corsie che forse vanno mantenute meglio, ma che oramai longitudinali, trasversali. Cioè, il problema che rimane e che noi dobbiamo chiedere con forza al governo nazionale, la vera priorità dell'Umbria, è il nodo di Perugia. Questo è il punto vero, non dobbiamo chiedere praticamente altro. L'A78 alcune risorse le risorse l'hanno messo. Di gro... chiaramente la Orte Vecchia, il nodo di Orte, però sta dentro l'ammodernamento la dell'A45. Quindi il problema è trasporto ferroviario. E anche qui vedo adesso c'è questo dibattito sull'alta velocità. Io rimango fermo all'idea che portammo avanti con la Toscana una commissione ad hoc, utenti potenziali da 1.600.000 a 1.800.000. Una stazione che intercetta la direttissima a 50-60 km da Perugia. È la vera e operazione. l'arretramento del Frecciarossa a Perugia Frecciarossa lei dice. No, Frecciarossa a Perugia si provò anche allora ad arretrare un treno che partiva da Arezzo. Eh. Che succede? È una corsa al giorno. Parti alle 4 della mattina. Vede, la... Non vede l'utilità. Sì, è un passo avanti, <coughs> ma la vera, la, vera, la vera operazione è fare intercettare la direttissima, 7-8 fermate okay, al ma giorno. Marini prova a spacciarlo come la, la più grande rivoluzione de, nel Vai, trasporto. Nel trasporto, l'arretramento no, del Frecciarossa. A parte, vediamo intanto se ci sarà e quali saranno le condizioni. La Marina lo prova a spacciare come il più grande avvenimento degli ultimi 30 anni nel settore dei trasporti. Ecco, ha ragione Rometti, insomma, stiamo parlando di, di, di quasi nulla, diciamo. Ecco, tutto fa, non, non ci mancherebbe altro. Però, però insomma, il, il tema vero dei trasporti è quello che bisogna incidere a livello nazionale perché fin quando ci sarà il nodo eh, di Spoleto tra, Spoleto, tra Terni e Spoleto... In Umbria non ci passeranno treni perché quel nodo lì blocca una <ride> è una struttura che, bloca, che blocca taglia in due l'Umbria e quindi la parte Foligno Perugia rimane totalmente eh, isolata, insomma, ecco. eh, dovete aggiungere qualcosa in pochi no, secondi aggiungere perché aggiungere qualcosa su Umbria mobilità io, perché troppo. è una questione che Umbria mobilità no, è, le è meglio, è più più meglio stendere un velo pedonale. No, però, Umbria mobilità è 30 secondi lo però, eh. Eh, ma eh, secondo è difficile Proviamo. No. Dai. Io, io ho visto oggi le notizie sui giornali vedo che a Torino vedo, vedo il 5 stelle su questo argomento l'appendino deve salvare l'azienda di trasporti allora noi in Umbria abbiamo fatto un'azienda unica operazione avanzatissima e una vera riforma un bacino unico cercando di integrare tutti i sistemi di trasporto poi c'è questo problema su Roma dei servizi che non vengono pagati io penso che la Regione, gli, i soci hanno fatto un'operazione enorme, aver salvato l'azienda, averla messa in sicurezza, averla venduta a Ferrovie dello Stato per una cifra notevolissima, quasi tre volte rispetto a quella di Firenze. Quindi su questo credo che un po' di verità dovrà essere ripristinata. Dopo tre anni che abbiamo approvato, grazie all'assessore Rometti, tre anni fa, approvammo in fretta e furia l'Agenzia dei trasporti. Perché Umbria? Perché il trasporto, per salvare il trasporto pubblico, diceva lui, giustamente. Ci voleva l'agenzia dei trasporti. Tre anni ancora non c'è l'agenzia dei trasporti. L'altra sera Bufaloni. Che è, secondo me abbiamo messo in mano l'azienda una persona veramente valida. Quindi sono abbastanza tranquillo dopo l'audizione dell'altra sera. Ci ha detto che stanno. Chiedendo, adesso chiederanno all'agenzia delle entrate, eccetera, eccetera, se questa operazione dell'agenzia allora ci è venuta a tutti quanti da sorridere che dice: Ma sono passati tre anni, non potevamo chiedere tre anni fa sta cosa qua. E lui ha detto: Eh, beh, io sono arrivato a mese e mezzo, quindi. Come... però è stato molto eloquente. Ecco, in questa, in questa piccola cosa c'è tutto. Quello che, di, di cui discutiamo, cioè che purtroppo eh, dal 2015 ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla, se non eh, siamo, per carità salvare l'azienda, perché dire se no saltava. 50 cioè. secondi, davvero perché poi non ci riusciamo. No, no, eh, su questo non, eh, probabilmente l'agenzia secondo me è utile. Non a caso io portavo, eh, si, si fece una legge: il Consiglio regionale la pro perché. E, e credo che anche queste diciamo, richieste alle agenzie rientrate erano state fatte. C'è la possibilità di recuperare l'IVA, e con i chiari di luna che abbiamo sul trasporto, e è una era cosa era molto importante. Ricordo una battaglia eh, di Zaffini, questa sera tra l'altro. <coughs> non sulla precedente, neanche Mariotti, neanche ma Consiglieri. Si, si, no? si, si. Eh, in, vedete 40 secondi eh, Nevi prima lei ha detto che qualcuno rimpiange rometti, lei che voto oh, darebbe no, detto, eh, però ah, non, del poi? Non dica, so. non dica solo una parte di quello che ho sì, detto, ho capito, ho detto pen, pensate come stiamo messi <ride> come in siamo, Umbria siamo. Ecco. quindi è un voto insufficiente eh, no, comunque, rometti alla, diciamo no, no, rispetto comunque a quelli di oggi insomma sta, era, era, era migliore diciamo, ecco, eh, quindi, prendi, dopo pensate. qualcuno però bisogna dire pure che qualcuno dice in giro per l'Umbria che tutti i problemi che abbiamo oggi sono il frutto delle non scelte dei rometti, rometti dell'equa, no, no, io penso che sono stato... io, i giudizi diranno gli altri. Io credo di essermi okay. impegnato nel, allora, al massimo delle mie possibilità prima de, 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 della prima repubblica, ma alla luce dei fatti, no? dopo, diciamo tutti questi anni, era tutto da buttare davvero, lei, lei viene dalla prima repubblica, Nevi l'ha vissuta da, io in gioventù. Da, io, so, no, io, mi io, sono so, io mi sono candidato per la prima volta nel 95, quindi la, prima repubblica, la prima repubblica l'ho sfiorata così perché comunque vivevo, in... in ma non credo che fosse tu, anzi, non, a vedere, noi, il problema è che oggi questo paese, secondo me, al di là degli schieramenti, e la qualità della classe dirigente. Pensiamo a quello che sta succedendo su questo dibattito. Abbiamo parlato per dieci anni di federalismo poi ci siamo un referendum che doveva centralizzare tutto adesso bisogna ridare l'autonomia allora. allora. cioè, e qui manca la, manca la classe di Vedi, Con lei, lei. Io, io sono molto critico sulla prima repubblica Beh, lei era perché non, no ma parte, sì appunto da giovane mi sono ritrovato sulle spalle eh, 2 miliardi lei non so manco dirlo quant'è il debito pubblico e quindi oh, insomma okay. e, e, e tra l'altro no ma io non dico che sia dell'ultimo periodo sì, il primo dì. periodo eccetera sì. però insomma è chiaro che certe volte viene da rimpiangersi quei politici che avevano un grande livello culturale, che avevano fatto eh, diciamo la gavetta, tra virgolette, in mezzo alla gente, che stavano molto in mezzo alla gente eh, che parlavano con tutti. Io mi ricordo eh, Micheli Atterni che la domenica riceveva tutte le persone che volevano parlare con lui e aveva la fila fuori della porta. Ecco, penso che quello sia un esempio anche per i giovani di oggi che dovrebbero tornare a parlare di più. Anche con le persone più semplici, perché anche parlando con le persone più semplici si riesce ad avere magari un quadro più chiaro di quelle che sono le sensazioni e le esigenze vere del, del popolo. Abbiamo altro da aggiungere? Sicuramente sì, ma non abbiamo il tempo per farlo. Grazie a Silvano Rometti, capogruppo dei socialisti riformisti, presidente della Commissione Statuto. Grazie a Raffaele Neri, capogruppo di Forza Italia, lui è presidente del del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale. Grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.